Informazione completa e obiettiva. TMC News, tutti i giorni alle 20 su Tele Monte Carlo. La simpatia che conquista. Festa di compleanno vi è offerta dal Salone del Giocattolo di Milano. Un giocattolo, cibo per la mente. Questa sera sarà una festa tutta da ridere. Perché? Perché c'è tanta, anzi tutta gente allegra fra i nostri invitati. Attori comici, attrici comiche, attori d'operetta, cabarettisti, rivistaioli, tra virgolette. Insomma, il clima è proprio quello frizzante, giusto per una festa di compleanno. Chi è il festeggiato che si permette un clima di questo genere? Dobbiamo cercare di scoprirlo attraverso gli aiuti dei suoi invitati. A cominciare da una splendida signora che è tornata a trovarci, anzi veramente è venuta a trovare il nostro festeggiato, ma insomma, mi pregio. Gisella Sofio, un applauso per lei e per tutti, eh? Donna Gisella, che rapporto hai col nostro festeggiato? È un assassino, secondo me. Come un assassino? Ha detto rapporto stupendo, meraviglioso e poi un assassino. Sì, un assassino. Perché mi fa morire. Ah, perché ti fa morire? Da ridere. Ah, da ridere. Fa morire da ridere e questo è già un bel aiuto. Però vi avevo detto che sarebbe stata una serata brillante e allegra. Accanto a Gisella Sofio, l'attore Brizio Montinaro, al quale vorrei chiedere se anche lui subisce questo stesso tipo di omicidio. A me mi ha fatto piangere, perché mi ha fatto degli scherzi terribili, da lacrime, fiumi di lacrime vere. Ecco, si muore sia dal riso che dal pianto, certo. Mi sembra di capire. Io spero molto in Flora Mastroianni che mi dia un'indicazione. Che rapporto hai, Flora, con il nostro festeggiato? Di 45 anni fa, paura. Meglio non ricordare. Mamma no, bellissime mia. Cose. Bellissime cose? Sì. Quindi un'amicizia che risale a 45 anni. 45 anni fa. Va bene. Alfredo Piano, a questo punto, una frase per descrivere il nostro festeggiato, Alfredo. Beh, uno e centomila. Questa frase non mi è nuova. Questa frase non mi è nuova. Grazie, perché comunque si adatta in maniera perfetta al nostro ospite. Gli indizi, stasera ci sono tre cassette. Tre cassette con tre indovinelli. Siamo proprio a Turandot, praticamente, in clima operistico. Allora, andiamo a vedere qual è il primo indovinello e ad ascoltare la prima cassetta. Scherzo. Il primo indovinello dice: famoso diventai con questo verso, anche se come artista sono assai diverso. E certo, lui vorrà significare che questa è una delle tante cose che sa fare, ma non la principale. Secondo indovinello e seconda cassetta. Sei così bella e mi piacevi tanto, tantissimo, io ti amavo. E stella da marina quella sera. Pare ma ne volesse quante macchine venivano la sera, quanta gente no. S'affacciava sta riviera, e ricamando questa rosa, riportatela quando sarà passita. No, sono troppi tutti questi attori per compiere il compleanno e venire tutti quanti qui oggi. E allora è meglio leggere il secondo indovinello. Non credere a questa folla, perché è una fola. Molte sono le voci, una la gola, il che vuol dire che è un personaggio che li imita tutti. Abbiamo riconosciuto Stoppa, la Morelli, la Magnani, la Pagnani, la Lattanzi, insomma.
Sentiamo il terzo. È come le medicine, agitare prima del... la vedova allegra, l'aria di Niegus. E adesso vado a leggere il terzo indovinello. Se i miei talenti finora hai indovinato, ti sarà facile arguir dall'ultimo chi canta e chi è il festeggiato. E certo, chi vuole dire sia un attore capace di fare tutte queste cose? Solo... Sì, Maharaja? Pubblicità! Benvenuta! Benvenuta! Bentornati! Ma chi sarà il nostro festeggiato, questo camaleonte delle scene italiane? Io voglio soltanto dirvi che è un attore dotato di un talento straordinario e che note a tutti sono la sua comicità e la sua ironia condita col peperoncino. È un amico che ho un grande piacere di ritrovare, divertentissimo. Auguri, Elio Pandolfi! Grazie a te. Accomodati. Salute anche a voi, felicità. Mamma mia. Allora. Eccomi qua. Allora, intanto grazie. So che ti sei dovuto allontanare. Esatto. Da Trieste, dove stai lavorando. Il sangue venese di Johann Strauss, figlio. E che è molto bella, vero? Sì, sì, no, perché faccio anche il personaggio che parla così, allora mi sono ancora restato. Oramai ti è rimasto addosso. Nel personaggio, certo, sì. Vediamo sì. Se riusciamo a tornare talmente indietro da ritrovare Mario Pandolfi incapace di fare tutto tranne tutte queste cose qui, se stesso praticamente, vagiti, pianti, eccoli qua. Eccomi là, ma che delizia. Bizzarramente vestito. Sì, bizzarramente vestito. Come mai? E che ne so, boh, mia mamma chissà come m'agghindava, va a capire come, chi lo sa. Comunque mi ricordo che avevo dei riccioletti d'oro, anche perché c'erano ancora un batuffoletto dentro una scatolina. Ah, sì, quindi sì. Eri biondo? Biondo. È nato un pupo biondo. D'altra parte, a Roma, appunto, sì. Pupo biondo. Senti, la tua famiglia, Elio, raccontami un po' del mitico papà che hai avuto. Saturno? Papà Saturno è stato un portiere famoso di uno dei più noti istituti, diciamo, tecnici di Roma. Eccola qua la foto. Eccolo qua, papà, che gnocco che era, che meraviglia. Una persona incredibile, amato da tutti gli studenti, ancora se lo ricordano, infatti. Come no? Infatti. Credo che anche qualcuno che conosciamo, mio papà ha studiato, sì. Era molto simpatico, voleva molto bene a tutti gli studenti, si faceva amare, poi quando, non so, per farsi perdonare, diceva, vabbè, ti perdono, va, andiamo a fare un bicchieretto, gli piaceva tanto ciò sciampochetto. Beh, ogni tanto. A Roma come si chiamano, le fogliette? La foglietta, sì, foglietta. Sì, ma le foglietta se ne faceva 4-5 al giorno, però. Un rametto, allora. Comunque devo dirti una cosa, che guarda, che mio papà in chiesa ci ha battezzato non solo con l'acqua, ma pure con un cucchiarino di vino. Vicenze sa mai. Sì, infatti ecco qua, io mi piaceva molto bere, perciò ringrazio mio padre. Senti, con il mestiere che faceva papà, hai vissuto in una scuola praticamente. Io sono nato dentro la scuola e non potevo mai marinarla. Certo, niente, come facevi? Niente. Lui sapeva Possibile. Tutto. Niente. Sappi Loretta che se io per esempio rispondevo male, lui, i professori lo dicevano, io erano 2-3 schiaffi una volta a settimana o più, pa. Cioè, ha risposto male in diritto, pa, una pizza. Ha risposto male in matematica, pana, non potevo Mamma più. Mia. Una volta gli chiesi di cambiare scuola addirittura. Ho detto, ma perché non mi mandi al liceo? Io voglio fare l'attore. Ma che attore? Tu prima ti hai preso un pezzo di carta, mi ha fatto fare ragioniere per forza. Io mi sono imparato tutto a memoria, non so niente, proprio veramente un macello. E insomma, niente liceo.
Poi la cosa più divertente è stata invece quando che abbiamo cambiato casa. Sì. Che papà è stato 30 anni in questa scuola. Quando stava al Gioberti, diceva: pronto, chi parla? Istituto Gioberti. Quando dopo 30 anni è andata a abitare in una casa normale, io qualche volta chiamavo per telefono: pronto, chi parla? Istituto Gioberti. Allora un giorno gli dicevo: ah sì, mi chiama il preside? Scusa, abbi pazienza, ma io con chi parlo? Ma sono tuo figlio. E abbi pazienza, dopo 30 anni come vuoi che posso dire casa Pandolfi? Ce n'è voluto per fargli dire casa Pandolfi. Poi mia madre è stata quella alla quale devo tutto, perché lei credeva moltissimo in me, soprattutto come attore. Pare che in grembo sono stati 9 mesi sconvolgenti, che te posso dire, terremoti, non so, cose pazzesche. Dice: ma cosa farò? Cosa farò? Cosa farò? Ecco qua, è uscito fuori questo articolo. Senti, e quando hai cominciato a imitare i suoni, i rumori? Imitare subito, prestissimo, prestissimo. Io imitavo moltissimo gli animali. Quando andavo allo zoo, tornavo a casa, non so, per esempio, facevo le mucche che ruminavano così. Vero? Mamma mia! Oppure, per esempio, questa diventa un po' complicata, facevo la tartaruga, mi mettevo la giacca in testa e facevo un po'. Ma guarda, che spirito anche di osservazione. Poi facevo le scimmie, non so, poi quelle sono più facili. Per te sono più facili, scusa. Mitico. Ma ti voglio ricordare una cosa molto simpatica durante il periodo scolastico. Sì. Una volta sono stato deferito al consiglio di disciplina perché ho fatto spostare la classe fingendo un bombardamento. Perché durante la guerra, c'era il bombardamento. Sì. Noi vedevamo gli aerei, diciamo: guarda come sono belli, quello è d'argento, guarda, volavano a Roma, città aperta. Beh, certo. Allora, durante la lezione di tedesco c'era una professoressa deliziosa, si chiama Persichetti. E allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo simulato un bombardamento per andare a rifugio. E come fare? Io ho fatto le sirene. A parte questo, poi faccio anche i botti. Tipo? Adesso c'ho un po' di... sono emozionato, c'ho poca salivazione. Ma guarda... No! Ci ha incontrato il preside. Preside, tutta la scuola che andava a rifugio. Dice: certo. Ma voi dove state andando? C'è la professoressa: bombardano, abbiamo... bombardano. Dice: sì, c'è stato l'allarme. Ma quale allarme? Qui c'è stato io. Tu ci ha fatto tornare in classe. Io che ero attefiuto sono stato 15 giorni a casa deferito al consiglio civile. Però sono stato tanto bene a casa, veramente. Ci credo. Sì, sì. Finalmente poi è giustificato. Papà ti poteva riprovare. No, papà no, mi ha riprovato. No, moltissimo. Ma dico, oramai quei 15 giorni dovevi fare. Non è che ti poteva obbligare ad andare per forza. Ma però fui molto, molto redarguito. Senti, sì. Quando finalmente hai preso questo benedetto diploma di ragioniere, sì, ti sei potuto iscrivere all'Accademia. Esattamente. E c'è una foto di un bel gruppo di personaggi. Tanto quello col cerchietto sei tu. Sì. E c'è poi sono dietro io. Di te c'è Gianni Bonagura. C'è Gianni Bonagura che si intravede. Si poi intravede. Davanti c'è, sì, sulla destra Rossella Falche. Poi c'era una collega che si chiamava Mary Pignozzi. Gabriella Genta, una brava attrice che adesso si dedica. Attrice adesso. Ecco, Poi dietro della Gabriella Genta c'è Fulvia Mammi. E Bice Valori a sinistra, la prima, poi la prima. Franco Giacobini. Franco Giacobini, sì, sì. E Flora, quel giorno non c'è stavi? Stavi a casa. Flora, ma che ricordo hai tu di lui o comunque di quel periodo? Grazie. Dunque, di quel periodo, beh, tanti, troppi, non si possono dire tutti. Ma uno a simbolo del prima, che magari... Quello però è un momentino più tardi, quello che vuoi dire tu. Ah, va bene. È che eravamo usciti già dall'Accademia, ma da un anno. Sì. E io ho detto a Elio: fammi un po' conoscere Mastroianni. E allora siamo andati in un posto dove sapevamo che provava, sì, e lui mi ha presentato Marcello. Sì. Io sono il paraninfo. Bravo. Capace di fare veramente tutto. Capace di fare veramente tutto. Sì, e mi ricordo anche che non furono tanto garbati, perché dopo che si sono conosciuti, eravamo io e Bice Valori, Marcello disse a Flora: noi ci andiamo a mangiare una pizza, e voi che fate? Cioè, proprio come per dire, arrivederci, è stato un vero piacere. Sì, ma andate a mangiare la pizza, io e Bice Valori. Anche perché poi invece Marcello non aveva soldi, gliel'ho pagata io la pizza. Sì. Allora era per quello più che altro, per evitare di essere visto. Dunque, andando avanti, dopo l'Accademia sono arrivati il teatro e la rivista Visconti, eccetera, fino a che è arrivata l'opportunità di Scanzonatissimo. Siamo arrivati oramai al 63. Scanzonatissimo. Una rivista che ha avuto un successo talmente clamoroso che è stata
5 mesi riproposta per 3 anni di seguito, chiaramente con aggiornamenti, mica. Certo. E accanto a Elio c'era Antonella Steni, esatto, e il grande Alighiero Noschese. Noschese, unico e raro secondo me. Ecco, di quel periodo, forse Gisella ricorda qualcosa? Ricordo solamente le cose che faceva Elio, da pazzo come sempre. Ma come sarebbe a dire? Da pazzo, sì, perché guarda, mi hai fatto fare tutto. Posso dire questa cosa tremenda? Sì. E certo, tu mi la devi dire. Mi ha fatto fare pipì in scena. Perché? Ho capito, ho capito. Le cose le più assurde. Mi ha portato mio figlio Robertino. E dove eravamo? A Formia, un posto stranissimo. Sì. Quelli che facevano le pecore. Sì, 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 sì. Io sono entrata con suo figlio. Esatto. Entrato in scena con Roberto. E le ha detto, la cosa ti diceva, mi ricordo neanche ma più. Ma non so cosa gli avevi detto. Cornacchia! Sì, perché non c'entrava niente. Io facevo l'assistente sociale con un cappello in testa, tutta perfetta, quindi una cosa serissima. Era lui. Ma io avevo combinato una maniera molto buffa. Ma tu dovevi vedere, Loretta, l'uscita. Se vuoi te la posso fare l'uscita io, sì, della Sofio. Sì. Farò l'uscita della Sofio dalla scena. Uscita della Sofio dalla scena. Ma come fa? Io devo uscire così. Ma anche Fizio c'ha qualche ricordo, vero? Sì, io ho qualche ricordo, non distensionatissimo, ma del primo spettacolo della mia vita, peraltro. Io ho cominciato con Elio. Sì. In uno spettacolo che si chiamava Elio, Elio, Elio e gli altri. Ah, meno male. E gli altri c'ero pure io. Coda, però. No. Mi ricordo che eravamo a Venezia, sì, in un teatro, a fare una replica allo spettacolo, e mentre si era in scena, dal fondo una voce di un malcapitato ha gridato: voce, orecchio! Elio, subito, orecchio! Sì, sì. Non ha perduto tempo. Un applauso straordinario. La seconda. I tempi perfetti. Voglio dire un'ultima cosa, che questo scanzonatissimo è stato un po' antesignano di Crenca Ramelò, esatto, di satira politica, il primo, esatto, il primo spettacolo che avevano impronta. Vero, clamoroso. Infatti, grandiosissimo. Senti, grazie Patrizia, questo è il nostro primo regalino. Ah, è la fotocopia della prima pagina del Messaggero, del giorno e dell'anno in cui sei nato, in cui è nato Elio Pandolfi. E una notizia che dà il senso del tempo, certo, come dire, è questa qui: i laburisti contro le 8 ore, l'avvertenza mineraria inglese. Insomma, si combatteva per arrivare a lavorare solo 8 ore, mentre oggi insomma combattiamo per arrivare alle 5:30 col weekend che è dal venerdì e tutto. Insomma, questo tanto per dare, non che sia male, ma dico, è un po' lo specchio del tempo, no, questo fatto. Oh, adesso vorrei ricordare a tutti voi che ci seguite da casa il nostro gioco della cartolina, non me ne sono dimenticata. Prestate attenzione alla parolina che potrebbe comparire da questo momento in poi sul vostro teleschermo, acciuffatela al volo. E domani mattina la prima cosa da fare qual è? Ma quale ufficio? Non ha nessunissima importanza andare a lavorare. Bisogna andare al tabaccaio a comprare una cartolina postale da indirizzare a Tele Monte Carlo, casella postale 12-104-00-136, Roma Belsito. Specificando la parola apparsa in festa di compleanno il 17 giugno 91 è... Fatelo, il 5 luglio è molto vicino e questa estrazione permetterà al fortunato di vincere un premio di grande valore che oramai conoscete, ma ve lo faccio rivedere un'altra volta. Tante volte fosse sfuggita alla vostra attenzione il nostro merlo in metallo prezioso, un'opera d'arte di un maestro orafo, e quindi insomma, più cartoline scrivete, più avete la possibilità di essere estratti e di essere i fortunati che si aggiudicano questo premio. Va bene? 5 luglio, quindi mi raccomando. E adesso sentiamo nell'aria... pezzo meraviglioso e come vedi veramente evergreen, perché questa è una riedizione di Carly Simon, sai, la moglie di James Taylor, sì. Quindi ancora modernissimo, letto in maniera... Poi una canzone stupenda. Sì. Quando ci vuole, ci vuole. Ah, certo. Ora passiamo da un genere all'altro. Il mio omaggio musicale a te, che è tratto dall'album Si farà un canzone, è un brano ironico, che penso si adatti benissimo alla tua personalità. È tutto pieno di sottintesi, si parla di una certa Susina Blu,
da raggiungere. Allora, la Susina Blu di Prudente Avogadro. Brava. Grazie. Molte grazie, molte grazie. È arrivata la mascotte del nostro sponsor, il Salone Internazionale del Giocattolo di Milano. Eccolo qua. Il nostro sponsor ci vuole ricordare che un giocattolo è cibo per la mente, non soltanto per i nostri bambini, ma anche per noi adulti. Ah. Allora, cominciamo a distribuire i bigliettini per giocare anche noi. Ai pregi e difetti. Grazie Daniela. Mi raccomando, dovete scrivere un pregio e un difetto che secondo voi Elio possiede. Oh, siate... Sì, sì, Marajan. Pubblicità! Benvenuta! Benvenuta! Evviva! Bentornati! Siamo di nuovo in festa. Festa di compleanno di Elio Pandolfi. Chi si fosse messo in contatto con noi soltanto adesso si è perso un inizio favoloso di una persona meravigliosa. Vieni. Oh, una sorpresa. Vedi? Chi c'è? Vedi? Una sorpresa. Lauretta Masiello. Oh. Eva contro Eva. In persona. Complimenti. Ciao, bella. Grazie di essere venuta. Complimenti a te. Amore mio! Ma sì, ma sì! Bene, tuo amore! Oh, ho rischiato la vita per venirti a festeggiare! Sì! Accomodati, Lauretta! Sarà tutti gli amici! Ben trovati! Grazie! Accomodati, grazie, grazie! Grazie molte! Ho rischiato la vita per venirla a festeggiare! Come sarebbe? Perché? Ma in aereo, non ti dico stamattina, dei temporali tremendi, l'aereo che andava giù, che andava in via su. Tu sei fifona? Ti piace? No, no, è una vita che viaggi in aereo, ma è una cosa così, non mi è mai capitata. E poi, proprio brutta allora. E poi ti devo dire una cosa, che oggi avevo la riunione della compagnia, perché faccio un plauto con Ernesto Calindriani. Ah! Caro Calindriani. Saluti! Saluti Ernesto! È un attore formidabile. E ho mancato all'appuntamento della riunione della compagnia. Prima volta per l'amore mio. Dolce. Allora, grazie. Visto che questo amore... È una vita che l'amo. Ecco, che dura da una vita, stavo certo. Per dire. Il vostro incontro, ve lo ricordate? C'è un aneddoto legato alla prima volta che vi siete conosciuti? Oppure qualche cosa che vi... che dia il senso della vostra amicizia? Qualche episodio? Io, prima la precedenza. L'assassino sei stato tu, perché sì, sì. Gisella diceva giusto, sei un assassino. È stato in carlo non farlo. Una, Con da Porto. Con da Porto. Con da Porto. Quartetto Cedra, uno spettacolo Cedra, Garinei Giovannini. Sì. E lui faceva il mio impresario in questo spettacolo. Ah, sì. Come ruolo. Sì. Allora avevamo sul ponte, io avevo delle scene stupende, delle cose meravigliose, e lui ogni sera entrava, a parte il fatto che c'era un fatto di scena che gli rubavano i vestiti e lui rimaneva in mutande, per cui si metteva un plaid. Sì, ecco. Ecco. Poi tutte le sere veniva vestito, si metteva un cappello da fata in testa, con l'elastichino così, con il dolce faccino suo che aveva. Insomma, da Kleenex, sì, sì. Quasi la pipì anch'io, sì, sì. Come Gisella. Ma una sera l'ha chiesti però, e Kleenex, Kleenex, sì, sono sì, entrati sì, Kleenex. È stata, sì, sì. E poi da lì è nata questa amicizia grandissima, questa, ho conosciuto papà, mamma, Lucilla, la sorella. È stato un affetto straordinario. Senti, e poi ci siamo incontrati l'anno scorso, perché ho fatto la principessa della Charda, ah, la Valle Asciano. È la tua prima esperienza nell'operetta o avevi già fatto, Laura? Ma no, ne avevo fatto una in televisione. Televisione. Però con un grosso entrelirico, la prima volta. Però un'esperienza, sì, sì. E poi sì, lui, sì, sempre adorabile. Poi sempre i viaggi culturali facevamo, mi portava da per... Io viaggiavo con lui in macchina. Sì, 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 sì. Allora mi portava a vedere che anche tutte piacevole. Le belle cose che ci sono in Italia. Che dici? Cominciamo a giocare? Poi dopo? Speriamo che vada bene, sì, che non allora, ci resti troppo spietati. Allora, pregio, ha compiuto molte opere, ma è nato per l'operetta anche se difetto. Forse da piccolo cantava meglio. Ma veramente? Ah, e di chi è questo? No, ha lo... compiuto molte Aspetta, opere, ma è nato sarà... per l'operetta Alfredo, anche... Alfredo Piano. Sarà. Alfredo Piano? Scritto tu? Scritto lui, l'ho subito. Ma sì, perché lui sa tutto, vita, morte e miracolo. Comunque, da, veramente quando ho esordito nell'operetta è stato un macello, perché avevo 10 anni. Sì, e mia nonna mi ha insegnato una romanza di Tosti, non t'amo più, ma si può cantare a 10 anni una romanza di Tosti?
sotto un gazebo in un paese che si chiama Vivaro Romano col pubblico davanti. E io comincio a ricordare ancora il dì che ci incontrammo, le tue promesse le ricordo allora, folle d'amore io ti inseguisci, mamma. Poi mi sono scordata da parte e mi sono messa a piangere. E ho pianto l'anima mia. Era questo l'episodio, quello che devi raccontare. No, mamma. Tutto qua, questo. Io poi ho chiesto a mia nonna, ma perché mai non t'amo più? Perché me sa che c'ha avuto qualche amorazzo. Non me l'ha mai detto. No, non mai t'amo... confessato. Ma 10 anni non t'amo più. Eh no, era troppo esagerato. Però la voce dell'innocenza, hai capito? Che può cantare queste cose senza... Vabbè, comunque andata male. Allora, secondo bigliettino. Allora, pregio, sa imitare qualsiasi cosa, specialmente a bocca chiusa. Difetto, ha tanti difetti che è impossibile parlarne. E questo è un difetto. Oh, mamma Madonna, mia. Madonna, ma chi sarà? Questo non lo indovino davvero. Sai imitare qualsiasi cosa, specialmente a bocca chiusa? Bocca. Cos'è questa cosa? Sei che fai sempre zitto. Boh, che ne so. E no, perché faccio tutti gli animali che non... Io solo la mimica faccio. Non è che faccio... È vero. No, io faccio solo i versi, solo allora, questo gli atteggiamenti. Dire. Però sì. Lo sguardo, che nell'occhio. Ne so, boh, questo proprio... Però tanti difetti che è impossibile parlarne. Chi è che ti può dire una cosa? Vuoi che faccia alzare la mano? Pensa a Flora, mano. Forse. Flora? No. Non ci pensa nemmeno. E allora niente. Basta, ho fatto allora, buca. Chi l'ha scritto? Guarda, Brizio, mannaggia la mia. Spalle. Covavi un serpe in seno. Voglio dire che con il pregio anche a bocca chiusa, perché lui fa delle cose oltre quelle sonore, diciamo, sì, che parla, arriva, ma anche il muto. Ah, il cinema muto. Fa il cinema sì. Muto, imita tutte le grandi attrici. A grande richiesta. Premetto che una bedella è partita, non so se succede qualche cosa. Sì, è partita, non so. Ora chiediamo aiuto. Le dive del cinema muto avevano tutto un modo loro di esprimere. C'erano quelle tragiche che andavano un pochetto più lente, quelle comiche andavano svelte. Per esempio, non so, parliamo di una Bertini, quando entrava in scena che guardavano un amante che l'aveva tradita, entravano così, facevano... che stanno dall'altra parte, se no non vedono la mimica, no, del viso. Tipo la padella allo spogliarello lì è fuori. Ma sotto perché... c'ha i boxer, sì. No, tutto ciò. Ecco, poi stavano quelle svelte, capisci, che facevano così. Questa la posso fare. Quelle che si trovano facevano... È stupendo. Ma tu lo sai, oddio, che lui fa dei filmini dove lo faceva una ragazzina ed era sempre lui, quel brutto che la seduceva, sì, in riva, sì, al, sì, fiume. Tu non hai, insomma, seduceva la corte. Sì, con proprio... sto brutto. Faceva tutti e due, lo so, personaggi. Ma non posso più farlo. Tre personaggi. Adesso dovrei cantare, non ho l'età. Ma delle cose divertentissime. Ma smettetela. Allora, guarda, se ti sei un po' leggermente, sì, affaticato, ora ci prendiamo una pausa. Benissimo. Una pausa per la parola, certo, diciamo. E questo... Elio Pandolfi è gemelli ascendente acquario. Tra i suoi pianeti il più importante è Giove, congiunto all'ascendente. Questo transito rappresenta un po' il concentrato dell'ottimismo e della bontà. Un carattere originale, estroso, irrequieto, che trascina. La sua compagnia è sempre richiesta perché Elio porta in un gruppo una gran carica di vitalità. L'onestà è la caratteristica principe, seguita dalla generosità, ma il suo atteggiamento, sempre un po' nelle nuvole, può incoraggiare gli altri ad avvantaggiarsene. Nel campo affettivo subisce il fascino delle relazioni complicate. Un tormentato Saturno in Scorpione troviamo, che produce stati di tensione e tumulti emotivi. Una frustrazione o un condizionamento familiare ha inciso profondamente la sua vita.
C'è in lui anche una componente autodistruttiva che non gli ha permesso di sfruttare in pieno il suo enorme potenziale creativo. Possiede una certa ambizione, ma non ha mai sacrificato se stesso sull'altare del successo. Che peccato però. Ma visto che la musica, il teatro, soprattutto il contatto con la gente, con il pubblico, sono la sua vera e unica fonte di gioia, è praticamente impossibile che possa andare in pensione. Il palcoscenico avrà sempre per lui un grande significato, perché tutta la sua vita è lì. Una vita ricca di ricordi. Alcuni però interferiscono con il senso di sicurezza, specialmente in questo periodo che non è facile. Ma non è questo il periodo, cioè il tempo degli abbandoni, come crede lui. È stato lui invece a mollare la presa. Il suo entusiasmo vulcanico non è spento. Elio Pandolfi può ripartire in qualsiasi momento alla grande. Anche questa sera, questa festa di compleanno di Loretta Goggi è una partenza. E Loretta li porterà insieme ai suoi amici fortuna. Tanti auguri. Bella responsabilità ora, eh? Goggi! Sì, ma ragazzi! Pubblicità! Benvenuta! Benvenuta al pubblico! Come calda è la persona di Elio Pandolfi, il festeggiato di questa sera. È il momento del nostro regalo. La nostra Patrizia è pronta. Elio, senti, è un orologio. Noi abbiamo scelto l'orologio perché è il simbolo del tempo. Oh, e spero che segni per te. Che preferisci, tournée, operette? No, tournée non tanto, perché mi strapazzo troppo. No, operette, no. Ma ti sembra che l'operetta non sia abbastanza? No, ma l'operetta fai un mese, non so, a Trieste, un mese a Napoli, che prendi il tuo bel residenze, stai in no. Certo, che prendi tournée, confidenza, no. sì, posti. Operetta. Allora, tantissime operette. Che meraviglia. Insieme c'è anche una chiave, con un Maserati, numero. Maserati, c'è molto sopra, vada che Trieste, la contraddistingue. Sì. Che potrebbe riservarti un'ulteriore sorpresa, perché questo famoso 5 luglio prevede un sacco di estrazioni. E guarda cosa potresti vincere. Cioè, guarda cosa potresti vincere. È una sorpresa a quattro ruote per vivere all'aria aperta la prossima estate. Maserati Spider 220 cavalli, rossa, con interni neri in pelle. Dunque, occhio alla chiave e alla vostra Maserati Spider. Bellissima, veramente. Sì. Maserati. Ci vieni nell'angolino delle confidenze per un'ultima chiacchierata cuore no? a cuore? Lo lascio qui o sparisce? No. È qui, non si sa se qualcuno... Qua, Elio. Di là. Eccomi. Senti, qua. Elio, le tue doti straordinarie le abbiamo assaggiate stasera e so che hai avuto successo trionfale in una serata tutta tua al Parioli, esatto. No? Esatto. Ecco, secondo te il pubblico ti ha scoperto proprio tutto? Sa chi è davvero Elio Pandolfi? Sei soddisfatto di quello che sei riuscito Forse a fare? Forse lo sa e vorrebbe vedermi ancora un pochino di più di quello che immagina che io sappia fare. Per esempio, sì, sono convinto che sa. Io, per esempio, sono convinto di saper fare tante cose, forse... troppe, forse è questo che non mi è andata, oddio, non mi è andata male, perché direi proprio di no. No, ma però io ancora voglio dimostrare di saper fare delle cose che ancora non ho avuto occasione di poter dimostrare. È una questione di ruoli, quindi, sì, che sì, magari sì. Non ti hanno affidato dei ruoli. Io sono nato come attore drammatico, poi ho trovato tutte queste risorse e meno male che ho campato con queste, però io ancora voglio dire delle cose... Ah, addirittura io pensavo che non conoscessero queste tue grandi capacità... No, comiche. Brillanti, invece tu no. Pensi che debbano scoprire l'Elio sì, Pandolfi sì. Attore certo, drammatico? Ma il pubblico lo sa, perché il pubblico me lo dice, mi fermano a Trieste per esempio, mi hanno fermato una coppia di signori molto e dice ma lei deve fare da solo, lei deve fare una compagnia, lei può far tutto, lei è bravo, io mi sono anche commosso, mi pare un po' troppo che ho risposto in Trieste. Dico, lei, ma forse non hanno capito, tanti mi dicono che sono nato in un paese sbagliato, io sono tanto contento di essere nato in Italia, lo so. Dice era meglio che nascevi in America, no, per me l'America è questa, capisci?
Soltanto, che ti devo dire, siccome io ho ancora voglia di bruciare tanto, mi diceva Visconti, bisogna sempre bruciare fino alla fine. E io mi darò fuoco, che te devo rifare. Senti, Elio, il fatto di aver rinunciato a mettere su famiglia, l'hai fatto scientificamente? Cioè, hai capito che queste tournée, la passione che avevi per il teatro, per lo spettacolo? Guarda, io devi sapere che se non fossi diventato un attore, mi sarei fatto monaco di clausura. Monaco? Frate, c'è poco da dire, frate. Proprio fra, io adoro molto, c'è paura, la gente che ha paura della solitudine, per me è beatitudine, cioè io sto benissimo con me stesso, parlo con me stesso, mi conforto con me stesso anche nei momenti più malinconici, perché riesco a risorgere, andare avanti, mi aiuto moltissimo e questa è una gran risorsa. Quando, quando io per esempio adesso, per esempio il 30 finisco a Trieste, non vedo l'ora di tornare nel mio eremo, nel mio piccolo monastero, dove ho due fraticelli che mi aspettano, due gatti. Due gatti? Sì, che sono la fine del mondo, quella è la risata di Rossella. Io sono felicissimo, capito? Quello lì è il mio piccolo conventino. Io esco molto poco, c'è qualche afflora che mi dice sempre che mi nascondo. Io sono metà attore. Ma tu stai benissimo. Benissimo. Poi non sono mai solo. Anche quando penso a chi non c'è più, non è vero. Uno sta qui, uno sta qua, e il resto sta tutto qua dentro. Io sono serenissimo, felicissimo. E tranquillissimo, e ringrazio di questa bella giornata, più non posso dirti. Noi ti auguriamo tutta la felicità e la serenità che desideri. Ma io ti ringrazio tanto. Grazie di essere stato con me. Ma per carità di Dio, per carità di Dio. Cara. La torta, vieni, arriva la torta. Vieni, Elio, venite tutti, qui in centro con tutti gli amici. Tanti auguri, un futuro luminoso, felicissimo, radioso. Auguri a te, un vagone di pensieri colorati che troverai dentro la porta, perché insieme a una gran torta dovrai soffiare forte, perché di sogno forse che torni a casa. Giocattolo di Milano. Un giocattolo, cibo per la mente, vi ha offerto festa di compleanno. I vetri! Questo vaporetto è un miracolo! Non è un miracolo, è Polti! Però pulisce che sembra un miracolo!